dove c'è un museo fatto di esperienze. I visitatori vengono condotti tra laboratori di corallo e ceramica, botteghe artigiane, possono fare il pane o creare un presepe. Il museo diffuso dei cinque sensi e per Natale in programma ci sono diversi eventi. Ce li racconta il nostro inviato a Sciacca, Salvo Toscano. Buongiorno, qui a Sciacca il Museo Diffuso dei Cinque Sensi ha preparato un calendario di eventi natalizi, eventi ed esperienze per far scoprire la città ai visitatori. Si tratta di una realtà che esiste da 3 anni ma che già quest'anno ha ricevuto un premio internazionale in Croazia come migliore esperienza di turismo culturale sostenibile in Europa. Noi abbiamo qui con noi la vicepresidente del Museo dei Cinque Sensi, Anna Salvaggio. Cos'è il Museo dei Cinque Sensi? Il Museo Diffuso dei Cinque Sensi è una comunità che si trasforma in un museo a cielo aperto e quindi le antiche porte d'ingresso sono le entrate in questo museo, le strade sono i corridoi, le piazze sono le sale d'esposizione e poi le vetrine dei negozi, le finestre dei residenti sono le teche d'esposizione per mostrare cosa? Il vero tesoro, ovvero noi con le nostre identità. E queste identità sono fruibili attraverso 50 esperienze del fare che si possono vivere appunto attraverso i cinque sensi. E allora andiamoli a vedere questi tesori nel servizio che abbiamo realizzato, poi la linea può tornare allo studio. Il Museo Diffuso dei Cinque Sensi non accoglie visitatori, ma cittadini temporanei di Sciacca. L'obiettivo è far vivere un'esperienza, qualcosa di più di una visita. 121 soci in questa cooperativa di comunità e i negozi diventano info point. Il turista entra e si innesca qualcosa di magico. E tutto questo è dovuto al Museo Diffuso, a questa organizzazione di giovani professionisti che credono nello sviluppo della città. Al laboratorio i visitatori realizzano da sé il proprio oggetto in corallo. La cosa importante per noi è trasferire le nostre competenze e anche far capire quanto è bello e interessante è lavorare la materia e far toccare con mano. I progetti coinvolgono anche le scuole. E a stimolare i cinque sensi dei visitatori non potevano mancare le antiche farine siciliane, in questo mulino esperienziale, dove stanno impastando dei mugnai molto promettenti. Qui si fa esperienza di antichi sapori e profumi. Chi viene qui può scegliere di fare il mugnaio per un giorno, seleziona la sua varietà, dopodiché lo aiutiamo a fare tutto il percorso dallo stoccaggio alla pulitura alla macinazione. A Palazzo Borsellino l'associazione WeHelp mostra i suoi presepi, come quello nella valigia dell'emigrante, quello in pizzo o quello di riciclo, con gusci di cozze, ostriche e conchiglie, a ricreare Sciacca. Il museo con un suo progetto ha anche riqualificato un pezzo di città. Questa è la via Perollo, una zona riqualificata, rinnovata grazie ai ceramisti che fanno parte della cooperativa e oggi è diventato un luogo non più abbandonato, ma curato e gestito dai cittadini, generando economia per il quartiere.